Poi se no, essendo anche un bel ragazzo, un sacco di altre donne gli potrebbero presentarsi sotto casa, e anche a Enzo, che anche se non ha più 20 anni comunque è un bel uomo, per cui è riferito a queste persone, e anche Riccardo, che è anche lui un bel ragazzo, che è tra Paolino ed Enzo. E a parte queste stupidate, vediamo questa economy alternata sulle estese e l'economy, ovvero quello che ho utilizzato prima. L'alternata la vediamo in questo senso, cioè prendiamo la misolidia di Sol, quindi questa scala, la faccio a sedicesimi, ta 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 ta. Vedi la mia mano destra? Alternato giù e su. Ora uso una pennata che noi definiamo economy picking. È chiaro che a differenza dell'economy, l'alternata, muovendosi in maniera diversa, emette anche dei suoni diversi, nel senso che dà un accento leggermente diverso, giusto Paolo? Adesso, se io metto il click, aumento un attimino il click, noi evidenziamo maggiormente magari l'intensità della pennata. È un po' basso il click, per cui faccio un attimino fatica a sentirlo. Senti proprio come ta ta ta, primo accento, per cui deve essere sempre molto. E sull'economy picking noi non usiamo questa pennata per enfatizzare tanto gli accenti o per essere
funky, per avere dei licks blues, per avere. Ma la utilizziamo molto di solito sulle pennate estese, sulle diteggiature estese, infatti. Perché? Perché nelle diteggiature a tre note per corda, noi cosa non riusciamo a fare? Riusciamo a fare questa cosa, ovvero prendiamo il pattern misolidio nella tonalità di Do maggiore, per cui partiamo dal Sol e abbiamo questa diteggiatura. Vedremo che nella mano destra avremo giù, su, giù, giù, su, giù, giù, su, giù, giù. Avendo sempre tre note, ovviamente per corda, e non cambieranno mai, perché l'abbiamo visto sia per gli esercizi degli Hammer-On che per i legati, saremo avvantaggiati dal fatto che le note, essendo adiacenti l'una all'altra corda, potremo mettere in un'unica direzione la pennata, sia andando verso il basso che tornando indietro verso l'alto. Di conseguenza io potrò fare giù, su, giù, 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 giù, su. È chiaro che l'accento in tal caso ne verrà un po' a risentire, ma che cosa non ne verrà a risentire? La velocità la potrà non addirittura raddoppiare, ma accelerare tanto, non in termini riferiti al beat, ma la nostra mano lavorerà molto di meno, ma ne risentirà di certo l'intensità della plettrata. Per cui se noi vorremmo essere molto più incisivi in termini di peak, è chiaro che tutti i chitarristi, vedi da Paul Gilbert a altri, adesso riferiti al jazz o alla fusion, guardi Scott Henderson o altri artisti, adesso mi vengono in mente artisti importanti, magari di riferimento, quali puoi andare a sentire, usano la pennata alternata, soprattutto Paul Gilbert adesso perché mi è rimasto in testa lui nell'esempio, usa solamente questa cosa. Altri usano molto l'economy picking perché vogliono dare magari delle cose graffianti. Io ad esempio uso entrambe, nel senso che sono stato abituato fin da ragazzino a studiare molto questa cosa e in maniera molto lenta addirittura prendere a 60 bpm, adesso rimposto il click, a fare questo movimento. Quindi ho chiuso su, giù, su, giù. È chiaro che partendo verso l'alto, giù, su, giù, per la prima sezione non potrà combaciare, ma poi si rimetterà in moto. Dovremmo un po' allenarci a questa cosa. Per quello noi partiamo molto lentamente. Piuttosto magari scriveremo su un foglio di carta, scaricando, magari sul blog troverai le diteggiature come su altre pagine online, una diteggiatura molto semplice, magari come quella di G Misolydian, avendo una diteggiatura formale, puoi prendere anche quella Lidia di F, quella Aeolian di La. Vedi già come viene in maniera naturale spingerla, perché? Perché se tu vedi, guarda la mia mano destra che movimento, vedi come ruota, perché ruota? Perché fa questo proprio movimento del giù, su, giù, su, non riesco a dirlo così in fretta mentre lo suono, per cui fa proprio questo movimento quasi rotatorio e lo fa anche per tornare indietro. Vedi che non mangio delle note, le suono. L'alternata invece devo proprio andare a plettrarla, per cui se porto a. Adesso mettiamo un attimo il click a 120 bpm. Senti proprio, prendiamo l'Eolia. Guarda come sono rimasto easy nel proprio fare i sedicesimi. Faccio l'alternata. Perché ovviamente
cioè l'una è un po' il contrasto dell'altra, per cui bisogna tenere sotto controllo l'una e l'altra. Buon lavoro.